rispettabile pubblico. Le più grandi scoperte e l'erudizione del genio moderno possono osservare in questo padiglione. Vengono a constatare di persona, poiché il divertimento è grande e la spesa è minima. Non lavoriamo per il bisogno, perché del bisogno, grazie a Dio, ne abbiamo abbastanza. Abbiamo nell'interno la donna magnetica, che con un solo sguardo vi penetra nelle viscere. La donna sirena, che qualunque cosa voi le mettete in mano, le rimane attaccata. Ma questa non è che una delle tante specializzazioni di cui è ricco il nostro padiglione. Abbiamo nell'interno le meraviglie del secolo, del mondo acquatico e terroso. L'uomo che mangia manichi di scopa, salvatacchi, mozze di sigaro, lumi a petrolio e chiodi senza la capocchia. Ha sempre l'intestino imbollettato e quando si purga ci vogliono le tenaglie. Amalu, il terribile selvaggio catturato nelle foreste del Mazabubu, sulle rive del Peloponneso. Adesso ve lo presento. Amalu, aiutami, aiutami, Più presto si entra e più presto si vede. Un ultimo segnale e si va a cominciare. Musica! Non perdino tempo, signori! Spettacolo meraviglioso! Ariale, al padiglione delle meraviglie! Vengi ad osservare questo spettacolo eccezionale! Non pagano che la tenua moneta ad una lira e i primi posti e 50 centesimi ai secondi, tutti comodamente a sedere. Militari e ragazzi di bassa forza pagano metà prezzo. Ale ale, vengono ad osservare questo spettacolo unico nel genere. Vengono, signori. Interessante spettacolo! Mentre che loro assisteranno allo spettacolo, si sentiranno di dietro un pezzo di musica speciale, suonato dalla nostra banda, scritturata appositamente. Un ultimo segnale e si va a dar comincio alla rappresentazione. Da questa parte, signori, si accomodi da questa parte, militare, da quella parte, dall'altra. Musica! Un ultimo segnale, si va a cominciare. Musica!